ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale di riprendermi i vestiti, di prendere un po' dalle mie. Voglio chiederti che anticipazione, un'anticipazione su quello che suonerai qui adesso su questo palcoscenico. Ma su questo palco ci sarà un mix di schiena e di schiena verso schiena, perché è stato un album molto importante, un album che ha fatto grandi numeri e che continua a fare grandi numeri, un album che ha fatto fare un tour della... no, non si può dire, un tour pazzesco. Quindi mi sembra giusto omaggiare questo nuovo, questo cambiamento, perché schiena è un cambio, non è solo un disco, schiena è un percorso di vita, è un cambiamento, è un passaggio per l'evoluzione. Qualcosa bolle in pentola, noi in realtà siamo sempre in agguato e a parte il Natale in famiglia siamo già pronti a preparare nuovi progetti. Insomma, sì, ma sto giro si va all'estero, raga. Ah, questa è una bella anticipazione. Beh, potrebbe succedere, potrebbe succedere. La mia strada era deserta, traversata da sconfitte, e con te quella promessa che la trevicate con talento molto lento. Ho già in mente un altro disco, ho già in mente altre cose, altre sonorità. Sono pronta a viaggiare per assimilare delle nuove cose e per riversarle in un disco, per poi riversarle nei tour e regalarle alle persone che, come sempre, mi seguiranno. Ma farò la cosa giusta perché sono un egoista, ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta. L'amore non mi basta. Tu sei sempre stata vera, questo te lo devo dire, perché appunto io mi permetto di dire che, conoscendola da 10 anni, insomma, garantisco questo: la verità assoluta, la trasparenza, la sincerità nel suo modo la di porsi. La follia era stessa, diciamo. Sì, e quindi io a questo farei un applauso, cioè al suo carattere, alla grazie, sua grinta. Grazie a tutti. Fine, ma punto e basta.